Sì, intervengo solo ora semplicemente per dire che noi abbiamo votato contrario agli ordini del giorno precedente perché facevano riferimento, diciamo, a interventi spot, marciapiedi, alberi, asfalto, insomma un po' di tutto per migliorare il degrado della zona, oltre che a sottolineare che rispetto sicuramente ad altre zone, il quartiere Flaminio non mi permetto di dire che sia una zona degradata, e per dire che comunque su questo tema noi abbiamo fatto un ordine del giorno, e lo dirò anche dopo, in cui diamo indicazioni proprio alla sindaca e alla giunta per avviare un'attività che individui tutti gli interventi di riqualificazione urbana che si potranno realizzare con il contributo straordinario stimato in 36 milioni di euro all'incirca. Quindi non è che siamo contrari al principio di riqualificare quella zona, e che più che distribuire così in maniera generica questo contributo importante, va fatta proprio una riflessione per capire quali siano gli interventi opportuni e mirati su quel quadrante. Su questo ordine del giorno, il numero 4, dico che il voto non sarà contrario ma di astensione, semplicemente perché in questo caso si fa riferimento ad un'opera di grande architettura come lo Stadio Flaminio dell'ingegnere Pierluigi Nervi, che sicuramente sarà preso in considerazione all'interno di questo discorso di carattere generale e globale che andrà a riguardare la sistemazione e la riqualificazione di tutta quell'area che va sicuramente dal Ponte della Musica fino a Viale de Coubertin, quindi fino all'Auditorium e anche fino allo Stadio Flaminio. Quindi proprio perché in questo caso è citato il recupero di un'opera architettonica così importante sulla quale questa amministrazione si sta già impegnando, grazie anche all'assessore Frongia che sta seguendo il tema, ci asterremo. Grazie.